Auno Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Al Maggi si sfidano i padroni di casa e Gabicce Gradara opposti al Barbara Monserra. La squadra ospite naviga a metà classifica. Gabicce Gradara ha bisogno di punti salvezza arrivando dall'ultimo appuntamento in campionato in una partita molto contestata. Sono infatti assenti Domini, Costa, Fattori e Torsani. Abita la gara cesca della sezione di Macerata, coadiuvato a Longarini nella stessa sezione e Giannuni della sezione di Pesaro. Gabicce Gradara che crea la sua prima palla da rete al minuto 4 e traversone di Betti viene deviato entro la propria porta da Giobellina. Piglia poco, blocca. Un minuto dopo Costantini fa parte sulla sinistra, traversano a centro, velo di Gabrielli per Pieri che colpisce malamente il pallone. Si vede anche Barbara Monserra, allo spunto di Calcina viene respinto dall'attento Tacchi. Dall'altra parte Grandicelli inizia il suo contatto con la porta avversaria, tocco di Maggi, appoggio di Mani, tiro fuori misura di quest'ultimo. Pieri sostituisce Mani nell'azione che sussegue poco dopo, quando il numero 11 appoggia per Maggi, tocco a servire Grandicelli, conclusione a lato. L'occasionissima per Grandicelli capita al minuto 37, lanciato verso lo specchio della porta in area di rigore ma calcia malamente finendo stanco a terra, occasionissima per i Gabicce Gradara. Finale di marca ospite, dalla distanza Carbone chiama la respinta attacchi, con un'azione contestata gli ospiti chiudono il tempo con un pallone recuperato da Nardone, tocco in direzione di Serpicelli che manda il tiro Calcina. Tacchi devia sopra la traversa. Primo piano per Cesca della sezione di Macerata, squadra di posto sullo 0-0. La ripresa inizia col brivido per i Gabicce Gradara. Gabrielli non riesce a stoppare Nardone che lanciato verso lo specchio della porta non inquadra però il bersaglio. Lo slalom poco dopo di Maggi è meritevole di applausi. Dribbling 1-2-3 prima che piglia poco neutralizzi la battuta finale del numero 4. L'orgoglio del settore giovanile di Gabicce Gradara attraverso le parole del direttore generale Maggi. E poi abbiamo visto anche oggi esordito il nostro under, diciamo Maggi Filippo, che tra l'altro il secondo tempo è l'unica occasione da gol che abbiamo avuto con lui, dietro la sua iniziativa personale, quindi questo dà lustro un po' ai nostri giovani, al nostro parco giovani, quindi guardiamo anche, come posso dire, il bicchiere mezzo pieno di fronte anche queste situazioni, che tutto sommato nei momenti difficili non è sempre detto che, come posso dire, anche i giovani possono emergere. Su capovolgimento di fronte Castignani volle in area di rigore, attraverso al centro, tiro in corso di Serpicelli, respinto di piede d'attacchi. Sulla ribattuta Giobellina si ritrova il pallone che impatta sul petto alzandosi sopra la traversa. Betti dall'altra parte prova l'effetto sorpresa ma il suo tentativo è fuori misura, non passa neppure un giro di lancette e Pieri nel tentativo di tenere in campo la sfera la perde su pressione di Castignani. Si installa così di conseguenza il duello tra i due con il numero 11 di casa che stende il numero 11 avversario dentro l'area di rigore. Per l'arbitro trattasi di penalty, dal dischetto Nardone si lascia ipnotizzare dall'ottimo Tacchi che ai nostri microfoni a fine partita spiegherà così il suo intervento. No, visto che ha preso una rincorsa molto, molto laterale, quindi è difficile che un destro la apra in quella circostanza, quindi mi sono tuffato alla mia destra, l'ha chiuso e è andata bene così, anche perché le ultime due domeniche avevano già avuto altri due rigori contro e avevo preso gol, quindi dai, va bene così. Attenzione a quello che succede poco dopo, punizione battuta da Coltorti, palla che scavalca tutta la difesa di Gabicce Gradara permettendo a Nardone di infilare, o meglio, quasi Tacchi. Strepitoso il salvataggio ad opera di Gabrielli. Il Barbara Monserra va anche in gol, ma Calcina appoggia per Serpicelli che parte in posizione di offside al momento dell'assist vincente per la deviazione finale di Omenetti. Rete dunque annullata. L'ultima azione degna di nota viene prima della mezz'ora, ma Calcina sbatte contro il guantone di Tacchi. Finisce qui la partita sullo 0-0, un punto prezioso soprattutto per il Gabicce Gradara che dà continuità alle prestazioni della squadra e sabato andrà a far visita al Portuali Ancona.